Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto, no, sesto dovrebbe essere, scusate, sesto video della campagna che ho creato su SnapMap Engineering, settore ingegneria. Iniziamo. Ok, non la ricordo assolutamente questa mappa, però vabbè, penso che una volta avviato me la ricorderò. Cavolo, le ho fatte io. Accidenti. Cioè, devo essere proprio uno smemorato cronico per non ricordarmi. Smemorato lo sono, ma fortunatamente non sono smemorato cronico. Certo, se caricasse magari tutta la mappa sarebbe meglio. Dai, mamma mia, quanto tempo ci vuole per caricare. Ingegneria. Comunicazione. Marin, la cosa che ha mandato quel messaggio era un artefatto chiamato la pietra Helix. Secondo le informazioni top secret, anni fa la USC stava usando la Argent Energy, ma le investigazioni hanno riportato che l'energia Argent era una derivazione dell'energia demoniaca. Ora, l'unica cosa che questi demoni possono fare è un portale, esatto, c'è un portale qui. Marine, devi trovare e distruggere il portale. Non possiamo rischiare un'invasione demoniaca. L'obiettivo è trova il portale. Ok. Abbiamo ancora tutte le armi dei precedenti livelli. Chiave magnetica gialla. Oh, qui c'è un PDA. Qui ci sono dei colpi, se li volete, naturalmente. Vediamo un po' cosa dice. Gornes, ovvero nidi di sangue. È un incubo. I demoni stanno aumentando il loro potere, sebbene il portale sia chiuso. Gli scienziati hanno detto che alcuni demoni sono capaci di replicare la nostra tecnologia se hanno abbastanza sacrifici umani. Così i portali adesso sono inutili per loro. Dobbiamo andare nell'altra dimensione e distruggere tutti i nidi di sangue. Non c'è nessun'altra opzione. Questa dice chiusa elettronicamente. Come vedete, dopo un livello così stancante come il precedente, questo è un pochino più basato sull'esplorazione. Chiave magnetica rossa, ok. Qui c'è un container demoniaco per farvi capire che comunque qualcosa è uscito da qui dentro. Aspetta, qui c'era, eccolo qua. Nessuna speranza rimasta. Il capitano e gli altri hanno preso una decisione. Stanno andando nel portale per fermare questo. Io, Jerome e Leon saremo qui e uccideremo qualunque cosa. Gli altri non stanno rispondendo. Non mi vergogno troppo a dire che ho paura che non c'è più nessuna speranza, ma se in qualche modo riusciamo a farlo, comprerò a tutti quanti una birra. È una promessa. Mi devi una birra? Ok. Allora, qui potete scegliere se o camminare su queste casse è molto pericoloso, o camminare lungo questo piccolo
sentiero che si è creato qui. E dice comunque porta chiusa. Allora ci conviene salire. Oppure è possibile salire grazie a queste casse. Le ho messe ovviamente apposta, apposta per lo scopo, vedete? Opla. La switch è di qua. Porta aperta. Qui c'è qualcosa che voi adorerete sicuramente. C'è un colpo di qualcosa che dovreste conoscere. Quindi c'è, qui c'è qualcosa che dovreste conoscere, appunto. Il BFG. Appena lo prendiamo, usatelo. Blocco iniziato. La chiave rossa è spawnata. Eccola qui. Avete visto quanto caspita è potente il BFG? Pensate che nella campagna più avanti sarà possibile fare persino la combo BFG più quad damage. Overkill proprio, eh. Abbiamo la chiave rossa. Dobbiamo tornare indietro. Apri porta di carico, portale di carico. Ok. Aspetta che prendo un pochino l'armatura così. Ok. Direi di attivarlo. Blocco iniziato. Aha. Dove? Qua con gli scudi, mamma mia, che fastidio. Però appunto perché mi danno fastidio li ho messi, perché se fossero dei nemici divertenti da sconfiggere ogni volta. Ci sono nemici divertenti da sconfiggere come gli Impo, i Pinky. Però d'altronde ci sono, ci devono essere anche questi nemici qui. Così voi valutate la priorità della ambush e capite da voi cosa fare. Ok. E uno. Due. Sì, eh. Aia. Porca miseria, il Pinky che mi ha caricato da dietro. Ok. Addio. Accidenti, l'ho preso proprio in pieno. BFG no. Ok, credo sia venuto il momento di prendere speed. Velocità. Ah. Muori. Mamma mia. Sono dei muri di mattoni, no? Capito? Gli accidenti. Questa è stata brutta, ma ha preso veramente male. Io odio gli spettri, mamma mia. Sono resistentissimi. Accesso confermato. Ok. Prendiamo i colpi. Quello che ci serve. Sala controllo.
poi si è sbloccata. Magazzino. E questa è fatta. Ammazziamo quelli di sopra. Magazzino. Ok. Magazzino. E andiamo. Stiamo cercando ovviamente la chiave gialla. È qui dietro. Però ovviamente mentre prendete la chiave vi spawnano questi tipi. Notate come alcuni nemici fino adesso ancora devono spawnare una volta, eh? È fatto apposta. Allora di qua. Ah sì, questo è un bel effetto che ho creato. Allora, la porta è chiusa. Magari se spara a quella cosa la porta si aprirà. Proviamo. Permesso confermato. Perfetto. E adesso permesso confermato. Tan tan. Sparate al centro con una granata e li ammazzate tutti con un colpo. Ho messo uno che esplode proprio al centro. Allora, qui cosa c'è? Questo è il terzo o il secondo? È finita. I demoni stanno sono in guardia al portale. Ma funziona ancora? Non lo so. Ho disabilitato tutti i generatori. Tutti i generatori di potenza. E ho nascosto tutti i fusibili. Quei bastardi non arriveranno qui. Sono ferito. Devo soltanto recuperare alcune munizioni e continuare ad ammazzare. Strano, mi sento stanco e voglio dormire. Magari se chiudo i miei occhi solo per un secondo, il messaggio si ferma qui. Avete capito, no? Era talmente ferito che è morto. Però si è addormentato, almeno quello. Allora, qui dice porta chiusa. Quindi dobbiamo andare di là. Se però scendiamo qui, troviamo un'armatura. Ok. Notate come ogni mappa, secondo me, ha un feeling diverso dall'altra. Nessuno è uguale all'altro. Qui è dove è caduto il disodium dai piani superiori, quindi l'ho spiegato anche questo. Blocco iniziato. Questi pinky sono molto più forti rispetto alla loro controparte normale, come avete potuto vedere. Volevo fare un'altra glory kill, sto tirando sempre denti, sembro un dentista. Ok, facciamo quest'altra, dai. Porta aperta, bene. Qui non c'è più niente. Ora, guardate com'è diverso questa zona, eh. Perché manca l'elettricità, quello va detto che ha tolto tutti i fusibili da qui. E la porta è viola. Però vedete, la porta non si apre, ha bisogno di potenza. C'è il power coil rosso e il power coil blu. Rosso e blu insieme fanno la porta viola, ovviamente. È soltanto una colorazione, eh. Qui c'è semplicemente il conta che 1 e 2 insieme aprono la porta. Quindi adesso bisogna trovare questi power coil. Uno è qui. Vedete, c'è ancora sempre un po' di esplorazione. Perché se si spara sempre magari uno si stanca mentalmente. Invece così lo tieni molto più impegnato e non lo stanchi troppo. Questa mappa comunque è molto più leggera della precedente, come ho già detto. Se avete notato. Però verso la fine
Non voglio spoilerare niente, ma sappiate che... Ok, nucleo rosso e nucleo blu. Ingresso confermato. Ora... Sì, mi sa che devo correre. Blocco iniziato. Quad damage. I Cybermen Incubus, i Men Incubus, guardate qui quanta roba c'è. Però abbiamo il quad damage. Se vi ricordate ce l'aveva detto quello che qui c'era il quad damage. Oh, 5 colpi con il quad damage per abbatterlo, il Cybermen Incubus. Mamma mia. Ok. E siamo quasi verso la fine. Cacodemon Lord. Boss fight. Aia, questo mi ha fatto malissimo. Senti. Non c'ho proprio testa, eh. Magari se muori. Ma giusto, io c'ho ancora la motosega. Usiamo la motosega. È un modo per ucciderli subito, no? Ole. Il Cacodemon Lord ha lasciato la chiave blu. Dov'è la chiave blu? Eccola qui, l'abbiamo presa. Ora siamo arrivati alla fine. Qui c'è un'altra arma. Totalmente inutile, ma vabbè, l'ho messa perché. Perché sì. Persino trova il portale, si è buggato. Mannaggia lui. Che quando premo. Ho capito perché si bugga, perché quando premo L1 per cambiare arma dall'altra parte. Ok, ho capito perché. Qui di decontaminazione. Decontaminazione, quindi ecco perché ho messo tutto questi fumi, no? Guardate adesso che effetto che ho creato qui dentro, eh? Ricordarsi la decontaminazione in ingresso e in uscita. Evento dimensionale di categoria 3 tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ed eccolo lì, portale. Benvenuto negli inferi. Bene, e anche questa è completata. Accidenti. Spero vi stiano piacendo queste mappe, eh? Questa è stata bella tosta. Però vabbè, comunque è molto più semplice rispetto a... alla quarta. Si guadagnano anche un sacco di punti snap points, eh? Ok. Ora è un M6 inferno. Però questo lo come al solito lo vedrete nel prossimo episodio. Grazie per aver visualizzato il video, ragazzi, alla prossima.